Ancora un riconoscimento di grande prestigio per il regista di Sala Consilina Giuseppe Bonito, che nel giorno della scomparsa di Ennio Morricone ha ricevuto il Nastro d'Argento per la miglior commedia dell'anno con il film Figli. Proprio al maestro Morricone è stata dedicata l'edizione di quest'anno. L'edizione 2020 dei Nastri d'Argento ha visto ottenere il riconoscimento di miglior film a Favolacce di Damiano e Fabio Di Innocenzo, mentre Pinocchio di Matteo Garrone ha ottenuto il Nastro d'Argento per la miglior regia, insieme a quello per il miglior attore non protagonista, Roberto Benigni. La Favola di Collodi, rivista da Matteo Garrone, ha ottenuto ben 6 nastri d'argento. Ritornando al film del valdianese Giuseppe Bonito, anche gli attori protagonisti Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea sono stati premiati. Ricordiamo che il talentuoso regista di Sala Consilina era grande amico dell'indimenticabile autore italiano Torre, e proprio Torre ha scelto, poco prima di cedere alla malattia, Giuseppe Bonito per dirigere questo film. Si tratta del secondo lungometraggio di Giuseppe Bonito, che ora ha riscosso anche questo importante riconoscimento che inorgoglisce tutto il Vallo di Diano. La pellicola di Giuseppe Bonito nei mesi scorsi è stata presentata anche al Cinema Adriano di Sala Consilina.